Ecco, ritorna così, dunque, tutta sbilanciata a favore dell'elemento marittimo, la contrapposizione tra la distesa uniforme del mare e la geografia disomogenea e diversificata della terra che accompagna l'intera avventura moderna. Forse potremmo rileggere tutta la filosofia moderna, ma non solo, tutta l'ambito simbolico del moderno mediante questa coppia dicotomica che è merito di Carl Schmitt aver messo a tema, la contrapposizione fra terra e mare. Potremmo dire che fin dai bordi della modernità incipiente, nell'illustrazione della Instauratio Magna, Bacone aveva mostrato i velieri protesi oltre le colonne d'Ercole. Se voi prendete l'opera di Bacone, trovate raffigurata, vi sono talvolta delle immagini di copertina, lasciatemi dire, che valgono l'intero libro. Se voi prendete la copertina del Leviatano di Tommaso Hobbes, è un'immagine di straordinaria potenza evocativa, ma qualcosa di simile si può dire anche dell'opera di Bacone, in cui trovate i velieri della modernità che si avventurano per la distesa infinita del mare aperto, senza nostalgia per la terra, per il radicamento, per la storia. Prevale la sete della conquista e l'amor infiniti proprio della modernità capitalistica. In risposta virtuale a Bacone, un altro grande della modernità, il nostro Giambattista Vico, in apertura nella Scienza Nuova, pone un'incisione allegorica che sembra rovesciare la prospettiva di Bacone. Raffigura non l'oceano aperto e instabile dell'attraversamento per la navicella nicciana. Pone tutto il contrario, una radura circondata da una foresta, in cui troviamo ammassati oggetti simbolici che alludono alla permanenza e al radicamento. Che cosa raffigura Giambattista Vico? L'occhio di Dio, la metafisica, un'urna funeraria, un altare e un aratro, i luoghi del radicamento simbolico. Vico ci restituisce un'altra immagine del moderno, in cui prevale l'elemento terrestre, il nomos della terra, potremmo dire. È interessante ciò che Vico scrive nella, cito, spiegazione della dipintura proposta al frontespizio che serve per l'introduzione dell'opera. Scrive Vico, tutte le cose, cito, per durare debbono fermarsi. Tutte le cose per durare debbono fermarsi. Devono sedimentarsi, cioè in forme solide e stabilizzate in strutture coerenti, terrestri, non talassiche, potremmo dire con la grammatica che stiamo qui impiegando. Dunque, Vico, nella Scienza Nuova, dà voce a una diversa immagine del moderno. Un moderno che, a differenza della civiltà faustiana raffigurata da Bacone e dai suoi velieri, fa la sua storia e si apre al futuro sempre mantenendosi radicata nella propria storia, nella propria identità. A loro volta, storia e identità, intese e praticate non come luoghi dell'immobilismo e della permanenza statica, immutabile, ma come solide basi alle quali ancorare le prospettive e la progettualità sporgente verso il futuro. Ecco, questa contrapposizione fra Vico e Bacone si risolve nella modernità tutta a favore di Bacone, fino alla navicella di Nietzsche prima evocata. Dopo una lunga tensione fra le due prospettive, è la visione dei velieri di Bacone a prevalere, contro la visione della radura e del radicamento storico-territoriale di Vico. Potremmo dire che la fase dialettica, come mi piace chiamarla, del capitalismo, quella in cui il capitalismo è ancora un elemento tensionale di dialettica, di opposizione, dato dalla prospettiva verso un futuro non capitalistico, dato dal conflitto di classe, è una strutturazione dialettica anche in ragione del fatto che vi è questa tensione fra le due possibilità di abitare il moderno, terra e mare. Il transito all'odierno capitalismo assoluto, flessibile, deeticizzato, si caratterizza invece per la neutralizzazione della prospettiva radicante di Vico e per il trionfo convergente della prospettiva liquida, marittima, di Bacone. Con quest'ultima prevale, come già dicevo, la fluidificazione delle radici, la liquefazione della stabilità,
il paradigma dell'homo instabilis, migrante precario, destabilizzato, senza identità e senza radici. E a questo proposito, interessante, sempre ragionando con Vico, mostrare come Vico, a un certo punto, ragionando su questi e con simili temi, insiste sul fatto che l'umanità divenne tale, usa una sorta di derivazione semantica altamente discutibile, come spesso avviene con i filosofi, dal Cratilo di Platone fino ad Heidegger, ma mette in connessione l'idea dell'umanità, humanitas, con l'idea dell'inumare, del dare sepoltura ai morti. L'umanità iniziò a diventare tale quando diede sepoltura ai propri morti e quindi si stabilizzò territorialmente, si radicò nelle proprie terre in forme stabili. Esattamente a sostegno di quello che stiamo qui dicendo. In questo senso, come dicevo, nella nostra modernità o postmodernità liquida prevale l'elemento dei velieri di Bacone contro invece la territorialità di Vico. La potenza sradicante del mare infinito della precarizzazione dissolve quelle che abbiamo chiamato con Hegel le radici etiche. L'uomo è costretto alla navigazione permanente nel mare aperto della flessibilità. Ciascuno di noi tende sempre di più, migrante o precario che sia, a diventare un Robinson Crusoe, il grande mito della civiltà moderna, capitalistica. La modernità si inaugura con il mito di Don Chisciotte e prosegue con il mito di Robinson Crusoe. Don Chisciotte è l'ultimo legato a un mondo ormai in fase di dissolvimento, e Robinson Crusoe è l'abitatore ideale, consapevole del mondo storico capitalistico. Robinson Crusoe è il primo paradigma dell'homo migrans, sempre pronto a darsi per mare, in ricerca di una felicità permanentemente delocalizzata, una stabilizzazione che non arriverà mai, sempre pronto a attivare il ciclo della produzione capitalistica ovunque approdi. Proprio come quella di Robinson Crusoe, anche la nostra personalità non si stabilizza mai nella forma di un io solido e radicato, essendo invece sottoposta sempre a un divenire incessante che la rende malleabile, ridefinibile. La modernità si apre con l'io cartesiano, che è un io essenzialmente cogitante, in solitudine. Cartesio riesce a dimostrare, a partire dall'esistenza del cogito, l'esistenza di Dio, del mondo esterno, ma non addiviene alla dimostrazione dell'esistenza di altri. È un soggetto a solipsismo trascendentale, come dirà Husserl. Il soggetto, nelle sue evoluzioni successive con Hobbes e con Locke, prosegue questa linea programmaticamente anticomunitaria di Cartesio e aggiunge via via delle determinazioni. Con Hobbes non è solo individualistico, è anticomunitario programmaticamente, e con Locke diventa un uomo acquisitivo, economico. Con la reazione hegeliana e marxiana ritorna al centro l'uomo socievole, l'uomo comunitario, l'uomo platonico e aristotelico, tenendo insieme virtualmente, pur nella diversità, i due autori. Ecco, il soggetto invece contemporaneo del capitalismo assoluto è un soggetto, lasciatemi dire, humiano, è il soggetto dell'io dissolto, il fascio di percezioni, sollecitato nel teatro evanescente delle percezioni e delle sollecitazioni della civiltà dei consumi, è un io frantumato, deflagrato. È un io totalmente creato dalle percezioni virtuali del mondo delle merci. È un io desiderante, quindi humiano e deleusiano insieme, una macchina che desidera, non ha un'identità, è alleggerito anzi da tutte le identità, è desimbolizzato, potremmo dire, l'uomo contemporaneo. Si è
preventivamente liberato di tutte le identità, di tutti i simboli, e quindi è disposto ad assumere tutti quelli che la civiltà dei consumi vorrà imporgli. È esattamente come l'homo migrans che sta alle mie spalle, cavo, privo di un radicamento simbolico e materiale, quindi pronto ad acquisire tutti quelli che la civiltà delle merci vorrà imporgli.